Buonasera ragazzi e benvenuti in un nuovo video di Drum, ovvero l'episodio 6. Ragazzi, finalmente comunque siamo riusciti ad andare avanti veramente tanto. Però oggi volevo anche dirvi una cosa. Come ho notato, soprattutto in questa serie, ma veramente soprattutto, che c'è un piccolo rumore che si sente anche quando parlo, tipo fischietto. Allora, questo rumore comunque non proviene da miei errori o cose così, ma proviene dal microfono, perché si è danneggiato la parte del microfono e quindi si sente questo rumore. Però fortunatamente per Natale, cioè spero veramente tanto, mi dovrebbero regalare un microfono da gaming. Ci ho cercato quello, non ho speso nemmeno tanti soldi, però comunque devo cambiarlo perché dà molto fastidio questo rumore, soprattutto anche a me, che lo sento anche io. Cioè, comunque voglio fare video, diciamo, abbastanza perfetti e voglio comunque non dare problemi con questi rumori, perché comunque è fastidioso e me ne rendo conto, cioè dà fastidio anche a me. Comunque ragazzi, questo ne parleremo la prossima volta, quando prenderò comunque il microfono si sentirà anche, ve lo dirò. Ora comunque passiamo alla parte di questo gioco, che dobbiamo completarlo. Allora, come vedete, siamo arrivati a un bel punto di questo capitolo, ovvero il capitolo 3. Ora, cioè, io ho messo quell'oggetto perché non mi ricordo nemmeno come si chiama. Comunque sto facendo più gameplay e mi dimentico alcune cose, quindi non fateci caso. Ora abbiamo trovato questo coso, ma non so a cosa serve. Ah, ho sentito un... Cioè, sento qualche rumore, forse... Dobbiamo seguire questo rumore? Non lo so. Non lo so. Questo ci... credo che dobbiamo arrivarci dopo, perché non ci ho capito niente, però... Come stiamo vedendo, abbiamo risolto parecchie cose, non mi sembra che ci siano altre cose qui. Però qui c'è qualcosa. Ah, ok, questo, se non mi sbaglio, già l'abbiamo usato nello scorso episodio. Ora non mi ricordo bene. Si è aperto uno sportello che ha rilevato tre specchi su supporti d'ottone. Fammi leggere. Ma a cosa servono? Vabbè, questo l'ho capito anche io. Però... Forse è un pulsante, no? Oh, forse dobbiamo posizionarli... No, non credo che... Ah, dobbiamo... posizionare questi cosi. Però non so in che modo. Cioè, dobbiamo... Sento questo rumore quando... Ecco, forse dovrebbe andare. E anche qui, forse. Però questo qui non fa rumore. Non so, forse dobbiamo trovare in qualche modo di unire questi punti. Vediamo, forse un altro indizio. Facendo scivolare gli specchi, non ho ottenuto nulla. Forse non sto guardando... forse non sto guardando nel modo giusto. Giustamente dobbiamo usare questo. E infatti... Ah, quindi dobbiamo prendere la luce... modificarla. Ecco, infatti. Sì, ma... Ecco, dovrebbe andare così. Va bene, perfetto. Non è stato molto difficile questo enigma. Abbiamo fatto molto facilmente, sì. Come vedete, comunque siamo arrivati ad un buon punto di questo capitolo, sperando che in questo episodio riusciamo a completarlo facilmente. Allora, abbiamo trovato qualcosa. Dovremmo vedere a cosa... Ah sì, questo è il pezzo del mappamondo. Allora, dobbiamo vedere... Dovrebbe andare qui in teoria. Ora vediamo. Non è qui. Eh sì, è qui. Questo è un altro pezzo di qua. Vediamo se ci dà qualcosa di buono. Niente, grazie. Quindi dobbiamo risolvere... Credo che questo sia l'ultimo enigma. Poi dobbiamo passare la parte qua di sopra, credo. Questi non servono a niente. O dobbiamo fare qualcosa qui? Per ora devo concentrarmi sui lati di questo scrigno. Vabbè, sì. Grazie, voglio uscire. Ok, perfetto. Dobbiamo vedere cosa non abbiamo fatto, perché mi sa che non abbiamo visto qualcosa. Cioè, io non ho visto più altro. Forse voi l'avete già visto e io ancora no. Vabbè, qui già abbiamo risolto tutto. Dovrebbe essere risolto tutto. Mettiamo questo, forse ci fa vedere qualcosa di utile. Vabbè, qui abbiamo già fatto. E cosa ci è rimasto? Cioè, non riesco a capire.
Qui non dobbiamo fare niente, abbiamo fatto tutto, probabilmente. Dobbiamo fare qualcosa qui. Però non ho capito ancora perfettamente cosa dobbiamo fare. Questo, se non mi sbaglio, già l'abbiamo fatto. No, ah, vabbè, dobbiamo completare prima. Ah, giusto, siamo arrivati a questo. Vediamo cosa dice l'indizio. Un sistema stellare. Impressionante, ma perché? C'è un indizio? Un sistema stellare. Forse dobbiamo guardare qui. Ecco. Ah, dobbiamo fare. Allora, uno, tre. Vabbè, dobbiamo fare tipo una croce. Speriamo che riusciamo a farlo. Allora, devo ricordare. Allora, dobbiamo fare. Com'era? Qui, qui. Se non mi sbaglio, qui, qui. Sì, infatti. Vabbè, abbiamo risolto anche quest'altro enigma. Quindi credo che abbiamo quasi risolto questo capitolo. C'è un'altra lettera. Allora, 9 agosto. Il circolo aveva ragione. Come posso essere stato così cieco? Ho scoperto un passaggio nel loro scriptus nocti. Non so cosa sia, ma va bene. Un incantesimo che manca di energia per alimentarsi. Beh, io ho quell'energia. Questa notte evocherò a Astaroth, che i babilonesi chiamavano Ishtar. Credo che si legge così, non lo so. Principe di accusatori e inquisitori. Colui che conosce tutti i segreti. Una volta incanalata, tutta la conoscenza dell'elemento nullo sarà mia. Non riesco a trattenermi. C'è così tanto da preparare. Questa è la sesta lettera su sette. Credo forse il capitolo 4 sarà l'ultimo, non lo so, ho già completato sto gioco. Non lo so, comunque dobbiamo vedere ancora. È uscito qualcosa. Queste voci stanno aumentando sempre di più e mi preoccupa sta cosa. Abbiamo aperto qualcosa di importante. Ah no, capitolo completato. Progressi apprezzabili, ma credi davvero di aver dimostrato la tua bravura? Quindi dobbiamo andare avanti al capitolo 4. Allora, mi piace questo che si vede tipo l'universo. È bello, è fatto abbastanza bene. Cioè, non è chissà che, però mi piace. Comunque, passiamo al prossimo capitolo, ovvero il 4. Cercando di completare tutto. Comunque, vedo di. Cerchiamo di fare qualcosina prima comunque di fermarci con i gameplay. Cioè, almeno spero. Comunque questa musica di sottofondo mette un po' d'ansia. Comunque vediamo cosa dobbiamo fare. Credo che questo serva a qualcosa. Sì, infatti. Sì, ma cosa? Ah, dobbiamo aggiustare la posizione di questi oggetti, credo. No, dobbiamo mettere. Aspetta. Abbiamo sbagliato. Cioè, ho sbagliato più che altro. Ah no, ho fatto bene. Me ne sono accorto, scusate, non avevo visto la manovella. Allora, c'è un'altra lettera. Credo che questa sia l'ultima. 15 agosto. Qualcosa non va. Ho seguito l'incantesimo alla lettera. Astaroth non è apparso. Non ho ricevuto risposte. Solo altre domande. Le visioni sono aumentate. Mi assalgono e non riesco a restare a lungo in un luogo. Cerco di controllare mal. Di controllarle. Ma la lente mi fa male agli occhi. Ho creato una medicina per il dolore. Per chiunque legga questo diario. Non sono in grado di descrivere questa cosa. Non vi è concetto nella sfera umana che possa spiegarla. La cosa ora è molto più grande. Ci sono stanze dappertutto. Questa lettera è molto inquietante. Ora vediamo. L'indizio. Devo esaminare la parte superiore per trovare qualcos'altro. Parte superiore. Vabbè, sì, questa è la parte superiore. Esaminare. Comunque, ragazzi, questo capitolo sta molto interessante. Cioè, molto ansioso. E mette più, diciamo, più paura. Perché
Anzi, più ansia più che altro. Però, diciamo, questa lettera mi ha preso tanto. Comunque dobbiamo vedere cosa fare. Credo che qui sia un enigma facile. Si dovrebbe essere facile. Però vediamo l'indizio. Cos'è questa sezione rettangolare a sinistra della griglia? Credo che ci va. Sicuro va questo. Infatti, giriamo. Cosa dobbiamo fare in teoria? Non ho capito. Abbiamo aperto qualcosa. Sì, probabilmente abbiamo aperto qualcosa. Cosa stiamo combinando? Ma va bene. Non est ad astra mollis. E terris sesto. Non so cosa vuol dire, perché. Insomma, manco che lingua è, credo se non. Qualcosa sul Babilonia? Qualcosa, non so, comunque non mi interessa, va bene. Comunque c'è una spada. Eh sì, cosa. Cioè, cosa serve questa spada? Forse si trova. Non lo so, cioè dobbiamo controllare bene. Qui c'è qualcosa. Ah, c'è qui la spada, come ho visto. Quindi dobbiamo costruire questo coso come al solito. Però credo che dobbiamo prima muovere. Sì, dobbiamo prima muovere quella spada probabilmente. Perché infatti non sta messo bene. Infatti, ecco. Dobbiamo prima. Dovrebbe andare così in teoria, giusto? Vediamo. No, non credo. Vediamo bene. Forse. Ah, forse. Sì, così. Siamo quasi riusciti. Quasi. A risolvere quest'altra cosa. Ma io l'ho messo bene. Ok. Devo spostare un centimetro, ma va bene. Comunque qui c'è la spada. Prendiamola. Un antico pugnale decorato. Ah, un pugnale, scusate. Giustamente è piccolo, non è manco grande. Comunque, ragazzi, ci fermiamo qui. Come avete visto, scusate. Siamo passati al capitolo 4, finalmente dopo tanto tempo, cioè no, dopo tanto tempo, non so quanti episodi abbiamo registrato, il terzo capitolo, ma va bene, comunque ci fermiamo qui, ci vediamo nel prossimo episodio con l'episodio 7 di questa serie, sperando di risolvere, di riuscire a finire il capitolo 4 il più presto possibile e sperare che comunque il gioco duri ancora di più. Comunque ragazzi, ci vediamo nel prossimo episodio venerdì, non il prossimo, che poi. Vi spiegherò nell'episodio speciale che uscirà questo sabato. E vi spiegherò tutte le cose. Cioè cosa succederà in questo mese di vacanze natalizie. E vi spiegherò tutto lì cosa farò con le serie. E ci saranno anche cose nuove. Che poi vi spiegherò stesso domani che è sabato. Ciao a tutti ragazzi comunque. E ci vediamo nel prossimo episodio di Drum.